Ciao a tutti, oggi preparerò il frico. Che cos'è il frico? Il frico è un piatto friulano composto semplicemente di patate, montasio e cipolla. Ovviamente un po' di olio, un po' di sale e un po' d'acqua, che poi vi farò vedere meglio nel dettaglio. E quindi le porzioni quali sono? Allora, di cosa abbiamo bisogno? Di una cipolla piuttosto grossa, che poi andremo a tagliare in questo modo. E delle patate, io ho usato le patate gialle, e circa 1 chilo, 1,2 kg, insomma, fate un conto di 6 patate, dipende dalla grandezza, 7 oppure 5 se sono molto grosse, e che andremo a sbucciare. E poi ad affettare in uno spessore circa così, ok? Del montasio, 2 etti di montasio che sia molto molto fresco, 2 mesi, massimo 4 di stagionatura, e tagliato a pezzettini, ok? D'accordo. Che cosa poi dobbiamo fare? Prendiamo una padella antiaderente e beh, accendo il fuoco ovviamente, non si accende. Ok, accendiamo il fuoco e lo vado a coprire con dell'olio, come vedete, così, e ci aggiungo altrettanta di acqua. Voi vi chiederete il perché è semplice ed è perché così la cipolla non frigge, no? E renderà il piatto più digeribile. Ecco qua, adesso che sta bollendo, butto la cipolla, ok, no? E aspetto che cuocia perlomeno al 50%. Ecco, ora cosa faccio? Butto le patate nella cipolla, ecco qua. Le amalgamo assieme, ok, così bene. Dopodiché ci metto del sale e copro d'acqua, ok, e le lascio cuocere così come le vedete le copro. E circa un quarto d'ora a fuoco medio. Ecco, trascorso il tempo, vado a guardare. Allora, quando le patate si rompono con la forchetta, ok, in questo modo, vedete, è arrivato il momento di buttare il formaggio. Allora, butto tutto il montasio, ok. E mescolo. Questa volta con la forchetta vado a fare questo. E via via finché il tutto, vedete, stacca un po' dal fondo. Fatto e poi lascio andare ancora, questa volta però non è necessario il coperchio. Ecco, anche adesso è trascorso il tempo e come vedete, no, le patate si sono quasi disfatte del tutto e quindi ogni tanto in questa fase quando è scoperto fate questo lavoro. Ecco, per compattarlo, ok? Poi c'è la che cuoce, no? Vi raccomando di fare questo ogni tanto intorno, che così si aggregano bene gli elementi, no? Ecco, una volta raggiunto questo, vedete che diventa una specie di purè, ecco, facciamo un'operazione un po' complicata, che è quello di girare il frico. Allora, prendo un piatto, ok? E cosa faccio? Cerco di versarlo
staccandolo un po'. Non è semplicissimo, vedete? Rischiamo di romperlo. Ecco qua. Ok. Ecco, per girarlo cosa faccio? Ecco, con la padella prendo il piatto, ci metto sopra la padella, quindi prendo il piatto per sotto, così in questo modo, ok? E giro, ecco qua. E lo faccio cucinare anche sotto e il nostro frico, insomma, ancora 5 minuti e il nostro frico è fatto. Buon appetito!